a tutti sbieratori, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi siamo con una macchina molto interessante di un proprietario che ho conosciuto qualche settimana fa. Canta S3 su Instagram, vi lascio il link in descrizione, andate tutti a seguirlo e a vedere la sua belva. Appena conosciuto sono rimasto davvero stupefatto di questa macchina, perché ha davvero delle prestazioni molto molto importanti e a costi relativamente bassi, dato che più o meno una macchina che davvero viaggia davvero tanto, a paragone quasi di una 45S, una 45 in RS3, e ha costi, come ripeto, relativamente bassi. Ma di questo ne parlo più tardi, adesso godetevi un po' la macchina. Think I'll never stop. Direi di iniziare con le caratteristiche, elencandole tutte, ma iniziamo con l'estetica, perché davvero mi piace molto come l'ha fatta, come l'ha resa sua, in quanto è una macchina molto elegante ma allo stesso tempo sportiva. Partiamo col frontale. Col frontale abbiamo dei bellissimi loghi neri che si riprendono con tutte le parti, diciamo, nero lucide dei dettagli della macchina. Ha fatto montare uno splitter anteriore molto bello, sempre in nero lucido, che comunque si riprende davvero in tante cose, come qua, come anche all'interno dei fari oscurato. Spostandoci sul lato troviamo le bellissime calotte degli specchietti in nero lucido, molto belle. Lateralmente proprio un semplice adesivo 4. Non è una macchina appunto pacchiana, tamarra, è fatta veramente bene e questo mi piace davvero tanto. Sul posteriore abbiamo questo bellissimo spoilerino, molto elegante. Sempre sul retro abbiamo logo S3 in nero. Consiglierei forse una leggera oscurata ai fari, ma non troppo, come ad esempio la mia, perché stona sul bianco. Mentre sotto abbiamo un bellissimo deflettore, sempre in nero lucido. Logo sempre in nero anche qua. E se ci spostiamo ancora sul laterale, notiamo dei bellissimi cerchi 19. E a accompagnare questi bellissimi cerchi nero lucidi ci sono delle bellissime pinze rosse che hanno avuto, diciamo, una modifica, un potenziamento per quanto riguarda le pastiglie e il disco anteriori, i dischi anteriori, in quanto sono stati montati dischi e pastiglie dalla Tarox. Andiamo a vederli. Come potete vedere abbiamo un bellissimo disco baffato, solamente baffato, quindi non traforato, e baffato come quella della mia 45, con delle pastiglie che ora non vediamo della Tarox. Dopo aver parlato di questo impianto frenante molto interessante, spostiamoci sulla vera sostanza di questa macchina, il motore, che comunque parliamo sempre di un 2000, normalissimo motore dell'Audi che monta sull'S3, con 300 cavalli di origine, ma che il proprietario ha portato, ha modificato, a far arrivare a 370 cavalli circa e 400 passa Nm di coppia. Tutto questo è stato raggiunto tramite una preparazione del motore chiamata Stage 1 Plus, che consiste nel rimappare la centralina e cambiando lo scarico. In questo caso abbiamo montato un bellissimo, il proprietario ha montato un bellissimo scarico Miltec con 200 celle, centrale libero e terminali silenziati, in quanto per evitare, diciamo, problemi con la pulotti, polizia, carabinieri, quello che è. E ha fatto, diciamo, sempre parlando di scarichi, montare, diciamo, regolare la centralina per rilasciare dei bellissimi pops and bang che fra poco sentirete. E ora parliamo dei dati veramente veramente importanti, quelli che contano, ovvero quanto costa avere una macchina del genere, mantenere una macchina del genere, quanto consuma. Iniziamo subito con i dati, ve li sparo subito. Costa 700 euro di super bollo e 700 euro di bollo. È una macchina comunque davvero molto interessante, perché questi 1400 euro totali sono davvero pochi se li paragoniamo al bollo e super bollo di un RS3 che ha 400 cavalli, quindi quasi come questa, perché ne ha quasi 400, 370, qui 30 cavalli sì si sentono, ma si sentono, diciamo, in uno sparo, in una strada dritta. Ma se andiamo a fare un passo di montagna, questa bellissima S3 sta dietro senza nessun problema a un RS3. Parlando ora dei consumi di questa S3, ci aggiriamo dai 7 ai 9 km al litro, mettendo insieme tutto, urbano, extraurbano e misto. Sono consumi sì alti, ma non troppo, perché se paragoniamo RS3 a 45S non sono neanche da paragonare. E concludendo il discorso, diciamo che è una macchina che ha costi abbordabili, perché ripeto, un RS3 tra bollo e super bollo paga circa 3200 euro, questa ne viene fuori con 1400 euro circa. Il proprietario dice che la usa tutti i giorni e comunque fa un pieno a settimana, dipende da quanta strada fa, ma
un pieno settimana, tutto sommato ci sta. Fino ad ora ho solo parlato, ho solo detto qualche parola. Diciamo che è una macchina sia abbordabile, ma andiamo a vedere davvero cosa ci regala a prestazioni, perché alla fine quei soldi lì, se sono ripagati, se la macchina ripaga, ne valgono davvero la pena. Ora facciamo un piccolo test, ma prima sentiamo un attimo che pops and bang spara questa S3. Dopo queste mitragliate scappiamo dalla zona, perché prima che arrivino i sbirri andiamo a fare un piccolo test drive qui nella zona per godercela e sentire le prime impressioni. Saliamo a bordo. Ed eccoci qua a bordo, ragazzi, sempre qualità Audi, si riconosce, guardate che interni bellissimi, l'ha impreziositi mettendo questi dettagli in rosso Ergal, portachiavi davvero molto carino, S3. E ragazzi, lo sapete già, io non la guido se non la metto in dynamic. Giri che si alzano e via, mettiamo la marcia e partiamo. Con la premessa, ero già salito a bordo di questa macchina, però come passeggero, e come vi ho già detto, mi ha stupito davvero davvero tanto, perché un S3 l'ho già guidata io, ma tutta originale. Sì, macchina bella, non c'è nulla da dire, ma quando sono salito su questa, ragazzi, spinge davvero davvero tanto. Ho guadagnato davvero tanti cavalli, ma soprattutto tanti newton metri di coppia, perché guardate, c'è poco da far vedere. Wow. Sentite le mitragliate. È un missile terra-aria. Non vi dico che velocità abbiamo raggiunto, per ovvi motivi. Spingi davvero tanto, capite quello che vi dico? Cioè, potete comprarvi una cavolo di S3, vi fate una bella rimappata della centralina, cambiate lo scarico, avete le stesse prestazioni quasi di una RS3. Io la butto lì, ma le ho provate le macchine, fidatevi di me, è davvero davvero potente come macchina, merita davvero tanto e ti regala tante emozioni. Io adesso la sto provando in una strada abbastanza dritta, ma questa, se la porti su un passo, c'è davvero da divertirsi. Adesso proviamo a fare una cosa che ci ha consigliato il proprietario, proprio per tirare giù di quelle mitragliate potenti, mettere in prima, cambio manuale, arrivare sui 5.000 passagiri e lasciare il gas. Non è finita qua, perché il proprietario mi ha dato il consenso, facciamo un bellissimo launch control. Adesso mi fermo esattamente qua. Siamo in una zona industriale chiusa. Ne ha sta stronzetta. Zitta zitta lei. Una leggera mappatina e tutto, stage 1 plus. Si fa valere. Dopo questo launch control metto la macchina in un parcheggio, do le chiavi a Kevin, perché sono io. Continuo a girare, non smetto più, e passiamo alle conclusioni. Ed eccoci qua con le conclusioni di questo video, spero vi sia piaciuto. Come al solito vi chiedo le solite cose, lasciate tantissimi like, commentate il video, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se una macchina del genere la comprereste, condividete il video con i vostri amici, fatelo sapere a tutti che questa è una macchina che potreste comprarvi anche voi, proprio te, che dire. Ringrazio tantissimo il proprietario, che purtroppo non vuole farsi vedere perché è un criminale. No, scherzo. Lascio il suo Instagram qua sotto, il link in descrizione, andate tutti a seguirlo. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, sbiellatori.